bentornati qui a The Box su Okeradio.it. Questo pomeriggio, insomma, che trascorriamo insieme, quest'oretta che ci ritagliamo, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere in compagnia dei Fargo, a cui rinnovo il benvenuto qui nei nostri studi. Allora, Sì. Cianciavamo un pochino, chiacchieravamo del vostro nuovo album che uscirà a settembre, però in realtà ci state già facendo ascoltare qualche canzone appunto, perché fremiamo, non vediamo l'ora che esca. Allora, sicuramente adesso ci ascoltiamo un altro brano e poi magari alla fine riesco a farvene suonare uno dietro l'altro, via, riusciamo a farne tre, come volete, ve lo dico. Così. Dal momento che scriviamo in due, ci tengo a specificare che Sì. Questa per esempio l'ha scritta Harry. Perfetto. Quindi insomma, adesso valutiamo, poi vediamo. Grazie amico. Facciamo una scheda tipo Ronaldo contro Messi. Si chiama Giorni Storti, giusto? Giorni Storti. Esatto. 1, 2, 3, 4. Io so cosa pensi e cosa vuoi. L'opinione che hai di noi, il tuo sguardo è limpido per me. Lo sai, non mi piacciono i cliché e difendo a suon di no tutte le abitudini che ho. Dimmi, siamo poi così dissimili, noi due conosciamo i nostri limiti, son quei giorni storti che ci fregano. Siamo poi così dissimili, io e te nascondiamo i nostri lividi, son quei giorni storti che ci fregano. Ah, ci vedrà vicini eppure così soli. Ti dispiace se mi fermo qui? Dimmi, siamo poi così dissimili, noi due superiamo i nostri limiti. Son quei giorni storti che ci fregano. Son quei giorni storti che ci fregano. Ma quei giorni storti un po' ci legano. Giorni Storti, Fargo, qui per voi, in diretta, tutto acustico, su Okeradio.it.
Bravi, basta, non vi dico altro. Che ve devo dire? No, molto bello anche questo pezzo. Devo dire molto vero, cioè molto concreto, nel senso va a pescare poi quelle cose. Giornacci. Esatto, perché però alla fine è vero, un po' ci legano. Via. Poi alla fine ci legano. No, bello, insomma, ci è piaciuta anche la tematica. Domanda facile e difficile allo stesso tempo. Dove possiamo venire a sentirvi live? Allora, abbiamo una data il 10 aprile. Ok. Alle Officine Corsare. Mm-hmm. Di spalla Umberto Maria Giardini o anche Molteni. Ok. Precedentemente Molteni. E, insomma, 9:30 l'ingresso. Quindi li aspettiamo numerosi a Torino. Assolutamente a Torino. Torino, infatti, quello Officine, che devi città. Perché non sono abituato. Noi Officine qui di Corsare. Legnano. Esatto, non lo sappiamo, no. Quindi potrebbe essere assolutamente una buona occasione per venirvi a sentire live. E poi immagino quando uscirà l'album ci sarà tutto un tour, una festa, come dicevamo prima. Stiamo programmando. Speriamo, sì, dovrebbe essere lentamente così. Programmando, ma comunque sì, ci sarà da divertirsi. Assolutamente. Poi ovviamente se volete monitorare un po' anche gli spostamenti dei Fargo, dicevo prima, facebook.com/fargonauti, poi lì trovate tutte le informazioni, credo, no? Ragazzi, io devo dirvi che purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Benissimo. Però insomma mi ha fatto davvero molto piacere avervi qui, l'invito quando volete ripassare anche con tutto il resto della truppa, sapete, qui insomma vi aspettiamo molto volentieri, e anche noi ovviamente molto volentieri. Quando uscirà l'album, però voglio farvi suonare ancora, via una dietro l'altra, neanche il tempo di respirare. Vabbè. Se vi va, noi sì, insomma ci salutiamo così, dai. Ci suonate Temporale, giusto? Temporale. Che oggi mi sembra, tra perfetta. L'altro. Mentre ti allontani ti guardo e non so cosa dire. Cerco nei tuoi passi una scusa per non farti andare. Ma son fermo qui a disegnare qualcosa che non c'è. Mentre dietro l'angolo sorridi tu e pensi a me. Quelli come me dormono. Quelli come te puntano la sveglia. Quelli come me rischiano tutto. Quelli come te lasciano. Su un tappeto blu stiamo fermi a cercare il temporale. Mano nella mano ma senza parlare, perché non vale. Quelli come te piangono. Quelli come me coprono le lacrime. Quelli come me gridan sempre. Quelli come te parlano. Prender sonno questa notte è come cercare qualcosa nel buio, ma io ci proverò. Ovunque ci sia luce,
belli come te. Guardano negli occhi quelli come te. Seguono me quelli come me. Seguono me. Non vedo l'ora di avere tutte le tracce per farvele ascoltare qui a The Box. Grazie Sofia. Di nulla, ci mancherebbe, insomma, quando è una cosa vera, insomma, a me piace ovviamente condividere anche la musica. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Grazie a voi, anzi. Ovviamente, dicevo prima, l'invito quando volete passare a trovarci, a noi fa molto piacere. Vi faccio un enorme in bocca al lupo, sia per l'album, sia insomma per il futuro, e sicuramente ci rivedremo. Complimenti perché siete una bella radio, una bella serie. Siete molto simpatici. Grazie mille. Vedi, se ogni tanto i complimenti li prendiamo anche noi. Noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo con Mario, che deve raccontarci di cosa dobbiamo parlare oggi. Vai Mario!